Ridire un po' cosa siamo diventati? Grandi. Perché? Grandi, grandi, perché il tempo passa. E allora? E allora eri diverso. Hai capito. Praticamente 35 anni fa eri diverso. Ah beh, quello sicuro. Guarda Enzo, dici come quando ci siamo conosciuti. Allora io avevo i zoccoli ai piedi, costume, ero sulla spiaggia a prendere il sole, vedo atterrare sta gente, ma porca miseria, eppure devo chiedere, vado verso il furgone. Dove erano atterrati. Bene. Allunga la vita. E la prima persona che incontro, praticamente è stato il mio avvicinamento al parapendio, è stato costei. Aveva i capelli lunghi fin qua. Metà schiena. Tutto fighetto, aveva anche una tuta con un po' di rosa, mi sembrava leggermente sul buliccio, spinto. È difficile. E allora gli dico, cosa devo fare? E lui fa, io non faccio niente, con Iddu devi parlare, che Iddu sarebbe Agostino Gurrieri. Vado da Agostino e mi spiega tu, dice, facciamo un biposto, dice, però io avevo i zoccoli e il costume. Dice, ma almeno un pantaloncino e un paio di scarpe. Dico, fra 10 minuti sono qua, vado a casa, prendo le scarpe, mi cambio, faccio il biposto la domenica e lunedì ho iniziato il corso. Pensa un po'. E il primo volo me l'ha fatto fare la Betty. E Agostino mi ha preso in spiaggia. Sì? Te l'ha fatto fare lei? Te l'ha fatto lei, e grande? Tanto l'ha fatto con Agostino, il primo volo da solista. Da solista, ecco. E alla prima rincorsa, che eravamo lì dallo scivolo, che cazzo ho fatto? Mi sono infrascato. Il primo. Poi mi fa, devi correre. E a furia di correre ho fatto il solco ed è lì è nato che... mi chiamavano e mi chiamano ancora il cinghialone, perché prendevo una rincorsa, roba da staccare il fascio. C'erano già i cinghiali a quell'epoca? Da staccare il fascio funicolare. Ti hanno detto cinghialone, ma te lo ricorda Vittoria come lo chiamavano? Ciao Vittoria, benissimo. Vittoria. No, Vittoria si era fatto tutti gli alberi. Vittoria, tu ricordi come ti chiamavamo? Come ti chiamavamo? Non te lo ricordi? Guarda, non te lo dico perché ci stanno riprendendo. Non ti sputo perché ti profumo. Che dici? Hai capito? Non ti sputo perché ti profumo. Allora io mi ricordo. Ciao Vittoria. Le prime vele sugli alberi. Sì, erano le mie. Erano quelle di Vittoria. Ciao ragazzi. Ciao. Salutami il pompiere, il piccolo pompiere. Ciao. Gliel'ho provato, ho mandato la fotografia. Gliel'ho provato. Ciao. Ciao.